No se me ponga recho pero es la pura verdad que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad que la mayor grosería la dice esta sociedad abre brecha compañero que ya son la de agua que espantar el perro antes que se eche la miada, Abre brecha compañero, ella sopla bien. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena da Geraldina Colotti. Siamo giunti alla nona puntata di Brecce che cade il 12 dicembre. Il 12 dicembre 1969 vi fu la strage di Piazza Fontana a Milano, una strage di Stato compiuta per riportare indietro lo straordinario ciclo di lotta che si era messo in moto in Italia imponendo la strategia della tensione. Per tanti anni lo si è gridato nelle piazze che quella fu una strage di Stato, finché la borghesia non ha trionfato nella sua battaglia delle idee, imponendo la santificazione di magistrati e poliziotti e cercando, attraverso l'imposizione a proprio uso e consumo, della categoria di terrorismo, di accomunare fascismo e comunismo, guerriglia marxista e stragismo fascista. Lo ricordiamo perché, in una società sempre più anomica e disciplinare, il tema della storia, intesa come storia di lotta di classe, e quello del prezzo da pagare quando le classi popolari colgono un'occasione di rivoluzione, fosse anche attraverso il mezzo elettorale, come è avvenuto nel 1998 in Venezuela, occorre essere attrezzati per difendersi. E gli accadimenti, i problemi, la tavola dei problemi, posta dal grande Novecento, restano un'arma formidabile di coscienza e di organizzazione di classe. Torniamo allora a parlare di Venezuela e di Europa. Avrete letto che ci sono state le elezioni parlamentari domenica 6 di dicembre. L'informazione che è arrivata è però, come sempre, stata filtrata dagli schemi della propaganda, che diffondono l'immagine di un paese fallito, autoritario, corrotto, dunque illegittimo, qualunque cosa decida il popolo venezuelano. I criteri per giudicare, infatti, in nome ovviamente della democrazia, sono in realtà tutt'altro che democratici, provenienti da governi capaci di avallare le peggiori nefandezze commessi da paesi come Israele o l'Arabia Saudita solo perché sono vassalli dell'imperialismo nordamericano e capaci anche di negare, sempre in nome della democrazia, il diritto dei settori popolari a curarsi, avere una casa e un lavoro dignitoso perché ce lo dice l'Europa, l'Europa dei banchieri. E degli affaristi. Vediamo allora di partire dai dati concreti. Il chavismo ha recuperato l'Assemblea Nazionale, togliendo con il voto di domenica la maggioranza alla destra che l'aveva ottenuta nelle legislative del 2015. Il Partito Socialista Unito del Venezuela, il PSUV e i suoi alleati del Gran Polo Patriottico hanno ottenuto una piena maggioranza di circa 70% su un 30,5% di aventi diritto che ha votato. Al Partito Comunista venezuelano, che ha deciso di guidare una piccola pattuglia di formazioni fuori dall'alleanza del Gran Polo Patriottico, sono andati 143.917 voti, ovvero il 2,73 per cento. La partecipazione è stata del 30,5%, come dicevamo, su una popolazione di circa 32 milioni e 20 milioni circa di aventi di diritto al voto. Un voto non obbligatorio, ma assolutamente partecipato in Venezuela da quando il 6 di dicembre del 98 Ugo Chavez ha vinto le presidenziali e l'anno successivo è stata approvata la nuova Costituzione. La media di partecipazione elettorale in Venezuela è di 9 a 20 diritto su 10, a fronte per esempio degli Stati Uniti 4 su 10 e della media dei paesi europei, ove si recano alle urne 5 a 20 diritto su 10. Nessuno questa volta si aspettava un'affluenza massiccia sia per la pandemia che per quanto efficacemente contenuta dalle politiche sanitarie del governo bolivariano, condiziona le paure e le consuetudini dei cittadini, sia per il feroce blocco economico-finanziario che ha reso persino scarsa la benzina perché il Venezuela non può più vendere il suo petrolio né raffinarlo, e sia per il sabotaggio dell'opposizione golpista. La destra, che ha partecipato al processo elettorale con l'intenzione di trasformarlo in un plebiscito contro Maduro, non è però riuscita nel suo intento. Dopo i primi dati sono perciò comparsi cartelli con su scritto Maduro se chieda, Maduro rimane, in appoggio al Presidente che aveva manifestato l'intenzione di dimettersi qualora la destra avesse vinto le parlamentari. Più che un paragone con la partecipazione alle legislative del 2015, è quindi più pertinente riferirsi ai parlamentari del 2005, quando la destra, allora riunita nella coordinadora democratica, decise di disertare il voto e l'afflusso fu del 25%. Rispetto a queste elezioni, dunque, la partecipazione risulterebbe così superiore del 6%. Il chavismo si è svegliato all'alba per esercitare il diritto di voto. L'estrema destra ha fatto altrettanto, ma per sabotare le parlamentari, inviando messaggi martellanti di questo tipo. Nessuno è andato a votare, tutto si è ridotto a un grossolano montaggio. Intanto dall'estero arrivavano dichiarazioni analoghe. Dall'amministrazione nordamericana, dalla Colombia, dall'Ecuador, dall'Organizzazione degli Stati Americani, dal fantomatico gruppo di Lima e dai paesi d'Europa che hanno optato per appoggiare la linea dell'autoproclamato Guaidò. Per contrastare la propaganda, sia il PSUV che i partiti. Della destra in lista per il voto, sia gli accompagnatori internazionali, oltre 300 insieme a 500 nazionali, hanno diffuso le foto dei seggi e delle file ordinate di chi attendeva il turno per votare, rispettando le misure di prevenzione anti-Covid. Tutto si è svolto in modo tranquillo con le milizie popolari dispiegate per assistere, insieme alla Forza Armata Nazionale Bolivariana, che hanno garantito la sicurezza di questo importante processo elettorale all'insegna dell'Unione Civico-Militare. Le misure anti-Covid hanno rallentato l'accesso ai seggi per via del numero limitato di persone consentito a ogni entrata. Tuttavia, il processo elettorale, completamente automatizzato in Venezuela, è molto rapido. Ogni persona ha impiegato solo qualche minuto per mettere l'impronta nell'apposita macchinetta che la trasmette al terminale del Consejo Nazionale Elettorale, il CNE, recarsi al riparo dagli sguardi, pigiare il tasto relativo alla sua scelta e ritirare la ricevuta che renderà impossibile le frodi in base a un riscontro esatto tra il voto elettronico e il voto manuale. Una copia della ricevuta, infatti, verrà messa in un'urna sigillata per le verifiche finali che verranno fatte su un campione di oltre 55% di schede subito dopo la chiusura dei seggi. Sono previste 17 procedure di controllo del sistema elettorale, 15 delle quali hanno già avuto luogo prima e durante il voto, alla presenza dei 107 rappresentanti delle formazioni politiche partecipanti al voto e due si stanno volgendo nelle fasi successive al voto. Durante le elezioni per l'Assemblea nazionale costituente, l'estrema destra nel 2017 ha sequestrato i rappresentanti dei seggi e distrutto un gran numero di macchinette elettorali, un'occasione che è servita al governo bolivariano per aggiornare ulteriormente il software con tecnologia venezuelana con il supporto della Cina, fornito di un'ampia autonomia in caso di sabotaggio del sistema elettrico assai frequente da parte della destra golpista e, ed è proprio di ieri la scoperta di un deposito di esplosivo e dell'arresto di due persone che intendevano nuovamente sabotare la, una delle più importanti raffinerie eh, nazionali del Venezuela. Dopo la diffusione dei risultati in rete si sono moltiplicati messaggi di saluto all'autoproclamato Guaidò, di arrivederci, anzi di eh, di non più rivedersi, a cui il 5 gennaio il nuovo parlamento toglierà anche l'ultima parvenza di motivazione, in quanto non sarà neanche più parlamentare. L'immagine più esplicita mostra un suo ritratto avvolto in un sacco nero della spazzatura diretto al secchio dell'immondizia, come accaduto in Bolivia dopo il ripristino delle relazioni del nuovo governo eletto dalle urne e la Repubblica bolivariana. Ma da quel sacco nero sta ancora uscendo molta immondizia, intenzionata a impestare il più possibile prima del 5 gennaio. Oggi termina, infatti, la consulta di Guaidò per avallare il sabotaggio elettorale con l'arrogante supporto dell'amministrazione Trump in via di dismissione e dell'Unione Europea. Le reazioni che si sono avute dopo le parlamentari fotografano la contesa geopolitica per come si va configurando in questo scorcio del 2020. Un anno segnato dalla pandemia da coronavirus, che non dimentichiamolo, ha già provocato un milione e eh, oltre 500 mila morti, 3 mila al giorno solo negli Stati Uniti e quasi mezzo milione in Europa. Un'Europa stretta nella gabbia dell'Unione europea, la cui cifra ricompatta per l'occasione gli interessi di banchieri, affaristi e grandi imprenditori a scapito dei settori popolari, ribadendo la stratificazione gerarchica esistente fra i suoi stessi membri. Un'Europa che vuole avere la sua fetta di torta, restando però sotto l'ombrello nato del grande fratello nordamericano. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sintetizzato adeguatamente la situazione, commentando la decisione del blocco regionale di imporre una nuova tornata di sanzioni alla Russia, senza passare per gli organismi dell'ONU. L'Unione europea, ha detto, ha rinunciato a essere uno dei poli di un sistema multipolare, continuando ad agire nell'orbita di Washington. La politica della Germania, ha aggiunto, ci conferma che così vuole attuare Berlino, sempre che mantenga la leadership dell'Unione europea. Su richiesta degli Stati Uniti, facendo riunioni a porte chiuse, l'Unione Europea cerca di screditare l'ONU mediante il meccanismo generico di imporre sanzioni per violazione dei diritti umani ha denunciato il capo della diplomazia russa. L'Occidente, insomma, promuove il concetto di ordine mondiale basato su singole riunioni a porta chiusa perché per subordinare ai propri interessi gli organismi preposti dell'ONU e resuscitare il modello di un mondo unipolare, fidando sulla crisi che attraversano questi stessi organismi internazionali, però, ha assicurato Lavrov, è poco probabile che riescano a sottomettere dei poli come Russia e Cina. In questa chiave è possibile inquadrare anche la natura degli attacchi rivolti al Venezuela bolivariano, situato nel sistema di alleanze per la costruzione di un mondo multicentrico e multipolare. In quella che si annuncia come una nuova guerra fredda a livello globale, l'imperialismo USA e i suoi vassalli spingono per imporre nuove regole internazionali basate sull'arroganza del gendarme nordamericano, che soffoca il respiro di George Floyd in nome della legalità. La legalità di un sistema violento e ingiusto, a scapito della legittimità del diritto dei popoli a respirare secondo il proprio diaframma e senza pesi sul cuore. Solo con una logica neocoloniale arrogante e asimmetrica si può violare così sfacciatamente le norme internazionali e accusare chi invece quelle norme le rispetta di essere fuori dalla legalità vale per le numerose risoluzioni dell'ONU contro l'occupazione della Palestina, come per le sanzioni imposte in nome dei diritti umani, quando la stessa ONU le ritiene un crimine di lesa umanità vale altresì per la questione delle regole, delle procedure e della democrazia. Quale legittimità può avere un tizio che un giorno decide di autoproclamarsi in una piazza del Venezuela, se non quella di essere amico dei potenti? La legittimità del mafioso dunque, che evita consapevolmente di sottoporsi alle regole democratiche in cui, piaccia o meno, si contano i voti e vince chi ne ottiene di più. Quale affidabilità può avere un sistema elettorale macchinoso e volatile, come quello degli Stati Uniti, su cui pesano evidenti eredità razziste e classiste, ostaggio di un sistema lobbistico e del complesso militare industriale? Un sistema simile consente che governi una minoranza a scapito della stragrande maggioranza della popolazione e quando le regole vanno strette agli interessi delle classi dominanti le cambia con artifici normativi o con decisioni autoritarie come si è visto con Trump. Uno degli ultimi esempi riguarda la cosiddetta sezione 230, la legge che assolve le grandi imprese di Internet dalla responsabilità per le azioni compiute dai loro utenti. Dopo che Twitter ha oscurato o censurato alcuni post. Ritenuti falsi o fuorvianti inviati da Trump durante lo spoglio elettorale, il Ticun ha firmato un ordine esecutivo al riguardo e chiesto alla Federal Communication Commission, l'autorità per le comunicazioni, di abolire quel paragrafo della legge voluta da Bill Clinton 26 anni fa. La Commission non ha però simili prerogative e la decisione sarebbe incostituzionale. Tuttavia a presiedere l'autorità c'è un signore che si chiama Ait Pai. Un uomo per tutte le stagioni, ovvero per tutte le multinazionali, messo lì da Obama e poi passato al trampismo. Si deve a lui l'abolizione tre anni fa della net neutrality, la cosiddetta neutralità della rete voluta da Obama, che consentiva a tutti gli utenti il diritto ad avere la stessa velocità di connessione. Da allora, invece, la connessione aumenta o diminuisce in base al denaro versato. Un problema che ha ripercussioni mondiali. Visto che molti server sono basati negli Stati Uniti e visto anche che la legislazione statunitense ispira e condiziona quella dei poli subalterni agli USA, ne sappiamo qualcosa da, qualche, da queste parti. Immaginiamo quanto è democratica, e possiamo immaginarlo benissimo, una norma simile in piena pandemia e con il peso che assume la rete per il lavoro e per l'educazione a distanza». La nomina di Pai dovrebbe decadere quando Biden assume l'incarico il 20 gennaio. Tuttavia, ancora una volta, il funzionamento farraginoso della democrazia USA consentirà di mantenere in piedi le decisioni di Trump. Sia perché il Senato potrebbe respingere la nuova nomina, sia perché l'incarico di tre componenti trumpisti della Commissione si prolunga ben oltre gennaio. Tutto questo mentre Trump non ha smesso di dare battaglia alle sue stesse istituzioni, affermando che il sistema elettorale degli Stati Uniti, considerato modello anche dalla vecchia Europa, è un sistema del terzo mondo. La legalità borghese, dunque, contro la legittimità dei diritti. Quale giustificazione può avere l'erogazione di denaro a fiumi da parte dei donatori occidentali per mantenere la farsa dell'autoproclamazione in Venezuela mentre mancano nei paesi dell'Unione Europea ospedali, case, scuole e lavoro? La stessa che ha giustificato altri fiumi di denaro erogati per promuovere la democrazia in Medio Oriente, rovesciando governi illegittimi come quello siriano. Per foraggiare solo 4 o 5 dei 54 mercenari allenati dagli USA, vennero stanziati 500 milioni di dollari, ha dichiarato nel 2015 in Senato Lloyd Austin che Biden vuole come segretario alla difesa, dandosi così involontariamente la zappa sui piedi. Ora il sistema di alleanze legato al consenso di Washington per l'America Latina si scaglia contro i risultati del 6 di dicembre per metterne in dubbio la legittimità. Prima, i governi dell'Unione Europea hanno respinto l'invito del governo venezuelano a verificare di persona la solidità delle istituzioni bolivariane, accompagnando il processo elettorale. Ora dicono che quei risultati non sono validi, non contano, perché non vengono riconosciuti dalla cosiddetta comunità internazionale. Ancora una volta, per comunità internazionale si intende solo l'asse subalterno agli USA, ovvero quei 50 paesi che hanno avallato la farsa dell'autoproclamato. Ma quanti sono i paesi nel mondo? Solo il Movimento dei Paesi Non Allineati, la seconda istituzione per grandezza dopo l'ONU, comprende 120 stati più altri 17 osservatori e rappresenta oltre due terzi di quelli di tutti gli stati del mondo, che sono 208. La MNOAL si è espressa contro le ingerenze negli affari interni dei Paesi e lo stesso Consiglio di sicurezza ONU ha più volte respinto i tentativi di aggressione e di ingerenza contro il Venezuela a seguito delle documentate denunce presentate dall'ambasciatore venezuelano Samuel Moncada. E ora il governo cinese ha chiesto agli Stati Uniti di rispettare la democrazia venezuelana. A schierarsi contro il Venezuela sono dunque istituzioni screditate e anche svuotate di peso, che si reggono solo sull'artificio coloniale voluto dagli USA. Vale per l'Organizzazione degli Stati Americani, diretta dal Magro, quella che ha messo in moto il colpo di Stato in Bolivia l'anno scorso, nella quale ha fatto sentire il proprio dissenso il rappresentante del governo argentino, un'Argentina tornata a essere progressista. Al Ministero delle Colonie, come giustamente lo definì Fidel Castro, è venuto a mancare anche il sostegno del Messico progressista e della Bolivia tornata al MAS. Vale, per ragioni analoghe, anche per il fantomatico gruppo di Lima, vale soprattutto per la voce dei popoli, tornata prepotentemente a farsi sentire in Perù, Cile, Colombia e Ecuador, paesi nei quali comincia a soffiare la brezza bolivariana. La Nuova Zelanda si preoccupa per le elezioni in Venezuela, titolava senza paura del ridicolo un giornale dell'opposizione venezuelana. Un post di Samuel Moncada invitava l'Unione Europea, immediatamente insorta per disconoscere i risultati del voto in Venezuela, a considerare che nove paesi dell'Unione Europea hanno fatto registrare una partecipazione inferiore al 40% nelle elezioni al Parlamento Europeo del 2019 e quattro una partecipazione al di sotto di quella registrata in Venezuela, che è del 33% come dicevamo, la Repubblica Ceca 28,72% la Slovenia 28,89%, la Slovacchia 22,74% e la Croazia 22,85%. La post verità, la verità dei post, non ha però al centro la forza dei fatti, quella che ha rivendicato e argomentato il presidente Maduro durante una conferenza stampa internazionale seguita alle elezioni, ma la finzione e la asimmetria. Una finzione diffusa anche nel disprezzo della logica e avallata da quelli che, eh, al tempo in cui contavano i fatti e contava la conseguenza tra il dire e il fare, si chiamavano grilli parlanti. Fuori dal bilancio che il socialismo bolivariano farà, come sempre nelle sedi opportune, come il congresso del PSUV che si terrà entro marzo, fuori dalla valutazione sulle conseguenze del blocco economico finanziario imposto dall'imperialismo, l'esercizio dei numeri e dei confronti matematici sulla percentuale di partecipazione a queste elezioni risulta soltanto essere, rischia soltanto di essere fuorviante. La rivoluzione, diceva Mao, non è un pranzo di gala. Non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo, non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un'insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un'altra. La rivoluzione non è una passeggiata neanche quando si concretizza in forme post-novecentesche. Casomai, se c'è un'annotazione che conviene tener presente, che i problemi emersi nel socialismo del secolo scorso finiscono per presentare il conto anche al socialismo del ventunesimo secolo. Una coscienza che il PSUV, nuovamente messo sotto accusa per l'occasione dai maestrini in rivoluzione, è ben presente, visto che tra i congressi internazionali che si sono svolti dopo il Foro di San Paolo, ce ne sono due particolarmente significativi a riguardo: la piattaforma operaia antiimperialista, che ha proposto un'agenda di lotta a livello mondiale, e il Congresso sul blocco storico, che ha declinato il tema del consenso per come lo intese Gramsci nel percorso del socialismo bolivariano. In Venezuela siamo rimasti in 25 milioni, ha dichiarato l'ex governatore dello Stato di Miranda, candidato alla presidenza due volte sconfitto, Enrique Capriles, del partito Primero Giustizia di Estrema Destra. Se quelli che in Europa pendono dalle sue labbra prendessero per buone queste cifre, che percentuale di partecipazione elettorale si dovrebbe considerare in un Paese che ha 20,7 milioni di aventi diritto al voto e su una popolazione di oltre 32 milioni? Ammesso non concesso che il signor Capriles, oltre che pieno di soldi, come lui stesso ammette nella lunga intervista rilasciata alla BBC, sia anche pieno di, di statistiche, si dovrebbe calcolare che ad andarsene sia stata una composizione di persone di età omogenea in proporzione con la popolazione. In questo caso gli aventi diritto rimasti in Venezuela diventerebbero all'incirca 17,5 milioni. La partecipazione al voto sarebbe allora del 36%, ben oltre il 30,5% registrato dal CNE. La verità è che Capriles cerca di farsi largo nella nuova fase che si apre tra farsa e realtà. La farsa che gli USA e l'Europa vorrebbero continuare, avallando all'infinito un presunto governo parallelo per incentivare una soluzione libica, è la realtà di un paese che lotta per riavere le proprie risorse e continuare a impiegarle a favore del popolo risorse straordinarie, molte delle quali strategiche per un capitalismo in crisi strutturale che deve rubarle ai poveri per sopravvivere. Ora con Biden l'imperialismo vuole provare la carta proposta dall'Europa e dal suo fallimentare gruppo di contatto, una proposta che però ha bisogno di tempo per provare a unire in questa chiave la screditata opposizione venezuelana, facendo ventilare al governo bolivariano la possibilità di ammorbidire le sanzioni in cambio di concessioni politiche. Per questo serve ammantare questa ridicola consultazione popolare, svincolata da ogni controllo democratico, a un artificio giuridico volto a distorcere la Costituzione bolivariana. In questo senso sta circolando un audio di propaganda assai esplicativo. Sostiene che, con il supporto di presunti grandi giuristi internazionali, la continuazione di Guaidò nel suo governo parallelo può darsi in base al concetto di continuità amministrativa. Una condizione prevista dalla Costituzione bolivariana quando un fattore impedisce il rinnovo delle cariche, per esempio in un consiglio comunale o in un governatorato. Per Costituzione tutte le assemblee dei cittadini possono prendere decisioni in merito, in quanto sono rappresentanza del potere popolare organizzato, del popolo legislatore, come dicono lì. La truffa della destra è quindi di, di dare alla consultazione della borghesia lo stesso valore di un'assemblea popolare, delegittimando le decisioni già prese dal popolo sovrano, come ha cercato di fare la destra con la consulta parallela e fraudolenta seguita al voto per l'assemblea nazionale costituente del 2017. Non fatevi ingannare dai fantocci, dai mercenari di governi stranieri. Ha detto il presidente del Venezuela Nicola Maduro, ma intanto i fantocci in questione moltiplicano le conferenze virtuali per chiedere agli alleati occidentali di applicare la cosiddetta clausola R2P, che attiene alla responsabilità di proteggere i paesi. Un meccanismo approvato per consenso dall'Assemblea Generale dell'ONU il 14 gennaio del 2009 e che servì per l'aggressione alla Libia. Si applica in caso di genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità e deve essere approvato dal Consiglio di sicurezza ONU. Dopo aver chiesto e ottenuto devastanti sanzioni contro il loro stesso Paese, vere e proprie bombe silenziose scagliate contro le condizioni di vita della popolazione, sanzioni che l'ONU considera crimini di resa umanità, questi mercenari che tanto piacciono all'Unione Europea vogliono anche sul, che sul Venezuela si sgancino bombe e droni, pensando forse che cadano solo sulla popolazione chavista. Quando leggete i giornali o ascoltate i telegiornali, allora non fatevi ingannare dai fantocci, dai mercenari di governi stranieri. Al prossimo sabato, sempre su Radio Quarantena. El coranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho Pero es la pura verdad Que no hay peor Mala palabra Que esta misma sociedad Que la mayor grosería la dice Esta sociedad Abre brecha Compañero Que ya bien viento De agua y que hay que Espantar el perro Antes que se quiera